Roncoleva è un piccolo paesino nel comune di Trevenzuolo, abbandonato fino a qualche tempo fa al suo destino da località di campagna. A ribaltare la situazione e ad inflazionarne il nome sulle pagine di cronaca dei quotidiani locali, l'arrivo di alcuni richiedenti asilo in paese circa un mese fa. Da allora la tranquillità che avvolgeva il paese si spezza e episodi di violenza, intolleranza e proteste si susseguono fino ad arrivare a gesti di pura inciviltà. È nella notte tra mercoledì e giovedì che qualcuno entra nel cimitero del paese e sfascia la lapide del padre del 27enne Giacomo Carreri. Non si conosce ancora la reale dinamica dei fatti, perché qualcuno si sia spinto a tanto, perché quella del padre di Giacomo sia l'unica lapide ad essere stata presa a mazzate. L'unica traccia che i barbari hanno lasciato è un codice scritto sopra la fustigata lapide, che richiamerebbe una pagina Facebook che avrebbe contestato le posizioni antagoniste di chi si schiera contro l'accoglienza. Abbiamo raccolto la testimonianza di Giacomo. Idea di chi sia stato. Ciò che penso è che chiunque l'abbia fatto, credo, per motivi chiamiamoli politici, di visione rispetto al problema dell'immigrazione in Italia. Un post scritto sulla pagina Facebook Veronesi Aperti al Mondo, la probabile causa scatenante, secondo Giacomo, che denunciava le reali intenzioni del presidio permanente, che non sarebbe schierato contro le cooperative lucrose, ma contro i richiedenti asilo. Non ho nessuna prova concreta, ma insomma sono un forte sospetto, anche se ben motivato, è che chi ha compiuto questo atto sia convinto che sia stato io a scrivere quel post, dato che seguo la mia posizione rispetto ai migranti è abbastanza nota, quindi magari questi hanno pensato che sia stato io a scrivere il post, cosa che non è vera, e quindi hanno ben pensato appunto di andare a profanare la tomba di mio padre.